Allora, ciao ciao a tutti dal vostro Ferdi. Oggi è il 5 aprile del 2020. Circa 5 mesi fa io ho deciso di fare un forum per tutti gli appassionati di Royal Enfield. Il sistema che è stato usato è con WordPress, nonostante che mi avessero detto che non era possibile farlo con WordPress, e invece lo vedete, eccolo qui, il nostro forum che da 5 mesi ormai è online. Allora, qualcuno ha detto che ci sono pochi iscritti, nessuno lo va a guardare, va bene, siamo 89 utenti, 89 che sono pochi effettivamente, però io non sono preoccupato da questi 89 utenti, cioè è inutile averne 3.000 che poi ce ne saranno sempre 10-15 che intervengono ed aprono i post. Preferiamo essere pochi su The Royal Fan, e va bene, però guardate, visualizzazioni 15.977. Allora, che cosa vuol dire sto quasi 16.000? Vuol dire che quasi ci sono 100 visualizzazioni al giorno, quindi per un forum che è nato da 5 mesi non è niente male. Altra cosa volevo farvi vedere che è molto importante. Allora, io feci questa prova dopo 10-15 giorni che il sito era online. Andavo a cercare la parola chiave forum, Royal Enfield forum nel motore di ricerca. Praticamente il sito di Royal Fan non appariva proprio, cioè nemmeno alla 30ª, 50ª pagina. Ok, ora vi voglio fare vedere, ora dopo 5 mesi, senza nessuna pretesa, però almeno abbiamo dimostrato che se ci mettiamo a fare qualcosa riusciamo a farla. Allora, volevo dire, mettiamo Royal Enfield Forum. Ho preso questo browser pulito per evitare che i cookie potessero influenzare sta ricerca. Andiamo a dare l'ok e vediamo che cosa ci dice Google. Allora, va bene, qui i tre primi risultati sono di un forum che ormai sono 10 anni che è sul web, quindi è giusto che sia così. Però andiamo a vedere, il quarto posto è occupato da The Royal Fan. Eccolo qui, è occupato da The Royal Fan, il quarto posto dopo 5 mesi. Quindi qualche cosa di buono l'abbiamo fatto. E niente, io ringrazio tutti, ringrazio pure me, ringrazio mio figlio che mi ha dato una grossa mano ad sviluppare questo, tutte le forme, insomma ci siamo dati un buon aiuto. Vedete, qui è tutto fatto. Quindi non ci sono tantissime discussioni, va bene, però a noi ci piace l'essenziale, la filosofia e tutte le altre cose non è che ci interessano tanto. Con queste cose preferisco a parlarne con i miei amici. Bene, allora io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima statistica, così diciamo. E approfitto, visto che è il 5 aprile, in questo periodo di lockdown, di crisi un po', di augurarvi a tutti una buona Pasqua. Se la farete, anche se non sarà tanto bella quest'anno, però dai, ce la facciamo. Allora, ok, ciao ciao dal vostro Ferdi, ciao, ci vediamo alla prossima.